di G8 di Arezzo mostra esclusivamente la realtà dei fatti. Super 8 Show. Super 8 Show News. Fortezza di Arezzo è praticamente il Ferragosto 2016. Super 8 non ci sta. Sì, Super 8 che poi sono io, Super 8 è il nome, anzi il soprannome di quando ero alle radio, di quando Arezzo a metà degli anni 70 era veramente innovativo e difatti fece anche una grande bella cosa, aprì una radio grazie a Fratelli Martini, Arezzo Radio TV, pensate, una radio che voleva fare la TV. Ebbe un grande successo, io partecipavo come DJ, lo facevo già da tempo in altre, da altre parti, e quindi Super 8 non ci sta. Voi che fate? Ci state o non ci state a questo degrado di questa fortezza aperta solo da un mese e mezzo che è già diventata vecchia, sporca, sudicia, non ci sono panchine, non ci sono fontanelli, non ci sono bagni, ci sono due bagnettini e basta. Una fortezza stupenda, un bel restauro, ci vorrà altri 10 anni per finirlo come minimo. Queste sono le tartarughe di Ivan Temer che ha una bellissima mostra all'interno, tutto gratuito. Però alla fine che tocca fare? Tocca dire che dire, Ferragosto 2016 non poteva che darci una cattiva notizia. Ghinelli deve andare a casa perché se non apre la fortezza, di cui non si è saputo nessuna notizia, perché lunedì tiene chiuso e lunedì viene di Ferragosto, fra l'altro c'è anche persone che stanno aspettando, non riusciamo a capire questo modo di amministrare, ci sembra che sia più uno sminestrare che amministrare, si parla tanto di bellezza, si parla tanto di turismo, se questa è l'accoglienza che facciamo ad Arezzo. Beh, Ghinelli, gomme, e poi ti dico una cosa, Super 8, che sono io, non ci sta a queste cose qui, svegliati. Ed ecco la fontana che io ho pulito per 13 anni e che non è stata pulita nemmeno per Ferragosto, meno male che un po' di zampillo c'è, siamo al 20%, ma c'è, si vede l'acqua che perde purtroppo da questi bellissimi tubi, chiamiamoli così, e questo è il sudicio che vi faccio vedere cosa ci vuole a pulire. Andiamo a vedere quello che abbiamo fatto semplicemente con una scopa di saggina, sudando un pochino, ma diciamo un lavoro da 3 minuti. Allora a Ferragosto siamo usciti con questo nuovo slogan, con l'hashtag Super 8 non ci sta. Super 8 sono io perché io ero veramente innovativo a metà degli anni 70, facevo il DJ e anche Arezzo era innovativa perché c'era una bella radio privata, Arezzo Radio TV, pensate, una radio si chiamava Arezzo Radio TV, la televisione non c'entrava niente. E questo è un messaggio che mandiamo a Sminestrina, avete visto la differenza che c'è tra pulirla e non pulirla, il tempo che ci vuole, un quarto d'ora, 20 minuti. Quel bianco che vedete invece, dove cade l'acqua, è segno che è stata pulita con l'acido, quindi ha portato via tutto. Poi guardate questi beccucci
che sono fra l'altro nel 500 come sono tenuti, che perdono. La Fontana che potrebbe fare degli zampilli anche più forti, naturalmente è sporca anch'essa, ma non è uno sporco che non si toglie, è una scopa di saggina. Ecco perché il Ferragosto 2016 è il Ferragosto di Super 8 che non ci sta. Questo messaggio, videomessaggio, è per il primo rettore di Fraternita, chiamato Sterminetos, è il sindaco Ghinelli e nel numero 1 le Cichene, il numero 2 è Gamurrini, lo Sterminetos numero 3 è Comanducci, invece il primo rettore della Fraternita di questo bellissimo palazzo, non si può dire lo stesso della scala e della terrazza, tenuto un po' malino, qui c'erano dei bagni che sono stati chiusi da 6 anni e guardate la differenza. Quindi, caro sminestretore, che in inglese significa sminestrina, perché quando ti chiamavano minestrina a me non piaceva, perché tu sei un professionista dell'alimentazione sana, però non sei uno storico, non sarai mai uno storico, sei uno che ha letto molto Tafi e sei uno che ha avuto molti aiuti da Piero Comanducci, che tra l'altro ti rifiuti di ricordare, e questo è molto brutto. Mi ha fatto una volata una volta perché venivo a riprendere la fontana che c'era i zampilli, oggi c'è poco, ma almeno dà un po' l'idea, però pulita non è pulita, e questi beccucci fanno veramente schifo. Allora, se non lo fa il comune, fallo tu, perché fratelli Gamurrini avete detto che c'erano i zampilli quando non c'erano 18 volte in televisione, nei giornali, e naturalmente io ho detto Sminestretor, ho detto Sminestrina, ma in realtà lui si chiama professor Pier Luigi Rossi, primo rettore della Fraternità dei Laici, e la fontana se la pulisce il comune, falla pulire te. Volete che la ripulisca io? No, l'ho fatto per 13 anni, mi rifiuto e non ci sto a pulire la città come facevo sempre per Ferragosto, quando la piazza era in condizioni incredibili. 2 minuti di lavoro, guardate. Piazza San Francesco, la Basilica all'interno degli affreschi di Piero della Francesca, il deserto assoluto di questo Ferragosto 2016. C'è però una novità, Super 8 non ci sta a tutto questo deserto, perché è una cosa veramente scandalosa che una città come Arezzo, con piena di tesori, questo è il risultato che abbiamo in questo momento, in questa piazza che è considerata oramai come un calari. Ma ne vedremo di altri di calari. Il TG8 di Arezzo mostra esclusivamente la realtà dei fatti. Super 8 Show. Super 8 Show News.